Ciao Parlers o Aspiranti Tali. Oggi siamo qua a Torino, io sono Maura e sono a parlarvi della differenza tra canoa e canottaggio. Non a tutti è chiara la differenza tra questi due sport e siamo qua per esplicarlo in 5 veloci, semplici differenze che non vi faranno mai più sbagliare. La prima grande distinzione tra canottieri e canoisti: la barca. Attenzione, la barca è solo quella dei canottieri. I canoisti ovviamente hanno una canoa. Ma andiamo a vedere come sono le barche dei canottieri. La barca del canottiere può essere di due tipi: di punta o di coppia. Di punta ogni vogatore ha un solo remo, di coppia ogni vogatore ha due remi. Le barche possono essere ad equipaggio singolo solo nel caso di barca di coppia, mentre invece sia nella barca di punta che barca di coppia possiamo avere equipaggi multipli, per cui 2, 4, 8. Poi ricordiamo sempre una cosa, ne avrete sentito parlare quando avete visto Olimpiadi, campionati mondiali, pensiamo agli a bagnale. Ebbene, in questi casi a volte sentiamo dire l'equipaggio con, il due con, il due senza. Allora, il con indica che sulla barca da canottaggio c'è anche il timoniere. Il timoniere ha il compito, per l'appunto, di gestire attraverso il timone la direzione dell'imbarcazione e di incitare i vogatori a una alta performance, perché i canottieri normalmente rappresentano un tipo di attività sportiva, agonistica, o comunque sono più propensi rispetto al canoista a un'attività di tipo agonistica, di gare, di competizioni. Dall'altra parte abbiamo il canoista. Il canoista ha una canoa. Parleremo più avanti della differenza fra i vari tipi di canoa. In questo momento ci accontentiamo di definire canoa tutto quello che appartiene al mondo del paddling. Per cui, ricapitolando, abbiamo per i canottieri la barca, per i canoisti la canoa. Ah, non dimentichiamo che anche un canoista può avere un equipaggio multiplo, per cui la canoa può essere singola, doppia o con quattro paddlers. La seconda differenza tra canoa e canottaggio consiste nel tipo di remo o pagaia. Allora, il canottiere ha i remi, il canoista ha la pagaia, ma veniamo a spiegarlo meglio. I remi sono molto grandi, quelli usati dal canottiere, possono averne uno solamente oppure averne due, come abbiamo già chiarito parlando delle loro imbarcazioni, ma soprattutto i remi del canottiere hanno sempre solo una pala. Il canoista invece ha la pagaia. La pagaia del canoista può invece avere o un'asta, o meglio, un manico con due pale. Nel caso tipico, pensate ai kayaker oppure al surfski, per cui hanno quest'asta unica con le due pale alle due estremità, oppure come nella canoa canadese, un manico con un'unica pala. Per cui la differenza, ricapitolando, remo, pagaia. Terza differenza: il canottiere, abbiamo detto che usa i remi. I remi del canottiere poggiano sugli scalmi, che sia un remo singolo o che sia con due remi, questi avranno appoggio sui due scalmi. I due scalmi sono quei due grossi rostri che vediamo sporgere dalla barca del canottiere, per cui qui poggiano i loro grandi remi che sono vincolati all'imbarcazione. Mentre invece il canoista che abbia una pagaia singola da canadese o che abbia una pagaia doppia da kayaker, ha sempre semplicemente il manico della sua pagaia tra le mani, per cui lo muove liberamente, senza nessun vincolo, senza scalmi, per cui quando vedete sporgere questi rostri da un'imbarcazione, già lì sapete che si tratta di una barca da canottaggio. Quarta differenza: la seduta.
Il canottiere è su un seggiolino mobile. Sì, il seggiolino del canottiere è su due binari, muove in funzione della spinta che imprime con le gambe che sono fisse su di una pedana negli scarpini e imprime questo movimento di scorrimento su questi binari su cui sta il suo seggiolino. Questo ha la funzione di potenziare la forza in contrasto della vogata. Mentre invece il canoista ha una seduta fissa, anche se come abbiamo detto abbiamo vari tipi di canoe, ma la seduta è sempre comunque fissa, per cui un seggiolino fisso, oppure come nel caso ad esempio della canoa canadese, è in posizione inginocchiata. Quinta e ultima differenza, la più semplice, quella che in un unico sguardo ci permetterà di distinguere un canottiere da un canoista. Il canottiere avanza all'indietro. Avete presente i gamberi? Così li chiamiamo noi. Avanzano all'indietro, per cui con i loro grossi remi in vogata li vedrete avanzare posteriormente, per cui all'indietro. Non è garantito, quando li incrociate qua sul fiume che stiano guardando dove stanno andando. Per quello noi canoisti normalmente gli diamo la precedenza. Anzi, forse hanno proprio diritto di precedenza. Il canoista molto più semplicemente procede avanti, esattamente come quando si cammina, che si guarda verso l'orizzonte e si procede in avanti. Per cui il canoista in avanti, il canottiere indietro di spalle come un gambero, non potrete mai più sbagliare. Cinque differenze, le ricapitoliamo. Barca per il canottiere, canoa per il canoista, remo con scalmi per il canottiere, pagaia libera in mano al canoista, seggiolino scorrevole canottiere, seduta fissa canoista, ma soprattutto noi guardiamo dove stiamo andando, i nostri amici gamberi vanno all'indietro. Ciao, alla prossima, Surf Cruise!